Se possiedi uno smartphone Huawei oppure Honor, dovresti guardare questo video perché c'è una novità molto importante che riguarda il tuo telefonino o il tuo tablet. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Come probabilmente avrai sentito, in seguito ad un'ordinanza dell'amministrazione Trump, Google ha chiuso i rapporti con Huawei per quanto riguarda la fornitura di tecnologia Android. Quali sono le implicazioni? Che cosa succederà per tutti i telefoni in circolazione? Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, la notizia è esattamente tutta qua. Con un ordine esecutivo, l'amministrazione Trump, quindi il governo centrale degli Stati Uniti, ha imposto a tutte le aziende locali di interrompere i rapporti commerciali con le potenze cinesi. Questa mossa rientra nella guerra del commercio nota come trade war che è attualmente in corso fra le due superpotenze. Il risultato è che appunto molte compagnie, come appunto Google, oppure Intel, Qualcomm e molte altre aziende che risiedono in America, sono state costrette per legge a sospendere i propri rapporti commerciali con la cinese Huawei, che è un colosso internazionale delle telecomunicazioni e che si occupa anche di smartphone, tablet e notebook, quindi PC portatili. Quali sono le conseguenze pratiche per gli apparecchi Android già in circolazione? Beh, non dovrebbero essere particolarmente pesanti perché Google ha già confermato che continuerà a distribuire gli aggiornamenti di sicurezza e a far funzionare Google Play e Google Play Protect per tutti gli apparecchi Huawei già in circolazione. Quello che invece potrebbe essere impattante è che probabilmente non sarà possibile aggiornare alla prossima versione completa di Android, che dovrebbe essere distribuita verso la fine del 2019 con il nome di Android 10 oppure Android Q. Lo stesso dicasi anche in caso dovessimo comprare a brevissimo uno smartphone Huawei presso la grande distribuzione. Infatti tutte le giacenze di magazzino, quindi già i telefoni già impacchettati, già spediti, già pronti per essere venduti, non saranno interessati dalla novità e continueranno a funzionare, ricadremo nel caso precedente come gli apparecchi già in circolazione. Ad essere impattati invece maggiormente saranno tutti gli smartphone Android che Huawei andrà a produrre da qui in avanti. In particolare Huawei potrà continuare ad installare Android poiché si tratta di un sistema operativo open source, però non potrà preinstallare Google Play Store e tutte le applicazioni e i servizi realizzati da Google, in particolare Gmail, YouTube, Chrome e tutte le altre applicazioni proprietarie di Google per Android. Non saranno disponibili sui nuovi apparecchi Huawei. Questo ovviamente è un durissimo colpo perché uno dei valori aggiunti della piattaforma Android è proprio la possibilità di avere queste applicazioni di altissimo livello. Cosa succederà ora? Beh, ovviamente è difficile prevedere il futuro, però è altamente probabile che Huawei continui a utilizzare la versione open source di Android installandovi sopra un proprio Play Store e le proprie applicazioni alternative sviluppate in casa. D'altro canto non c'è niente di nuovo in questo approccio, è esattamente la stessa cosa che già fa Amazon. Quando distribuisce i propri tablet che non montano la versione di Android regolare con Google Play Store e tutte le applicazioni di Google, ma montano invece Amazon Store e utilizzano delle applicazioni proprietarie di Amazon. Qui sarebbe un pochino la stessa cosa, solo che sarebbero firmate da Huawei. La novità è più significativa in ambito smartphone, dove Huawei e il suo sottomarchio Honor sono molto popolari, ma impatta anche la produzione di notebook, quindi di PC portatili, quelli classici con Windows. Poiché in coda a questo annuncio, in coda appunto alla decisione del governo di bloccare le spedizioni e le trattative con la potenza cinese, anche Intel e anche Qualcomm si sono accodate e hanno interrotto i rapporti. Quindi Intel ovviamente è il produttore di chip, di processori per computer, quindi Huawei non potrà più inserirli nei propri PC portatili, e Qualcomm invece è il produttore di chip per smartphone. In questo caso è un pochino meno grave questo taglio da parte di Qualcomm dei processori, perché Huawei sviluppa in casa già una generazione di processori per smartphone che utilizza sui propri apparecchi e quindi probabilmente si limiterà a intensificare l'uso di quelli. Però la mancanza del supporto di Intel per i chip da inserire all'interno dei propri computer decreterà
fondamentalmente la morte, o poco ci manca, della divisione PC. Bene, da Zana di Turbolab.it è tutto, spero di averti dato tutte le informazioni essenziali per valutare questa vicenda. Fammi sapere che cosa ne pensi utilizzando i commenti qua sotto. Se hai comprato un dispositivo Honor Huawei da poco e sei arrabbiatissimo, fammelo sapere. Se continuerai a comprare Honor Huawei nonostante questa notizia, di nuovo fammelo sapere, raccontami un po' tutto quello che ti passa per la testa. Come al solito invece, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare mi piace qua sotto, per me è sempre molto importante, e quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsantone rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao! In particolare